Perché funzionano le ads, ovvero le sponsorizzate? Oggi, puntata numero 82, Marco Casali è di nuovo qui imperterrito. Ciao Marco, bentornato. Ciao, ciao, bentrovati. Ciao a te. Allora, Marco, che è il nostro ads specialist and strategist, volevo così aggiungerlo, oggi ci parlerà del perché funzionano le sponsorizzate e anche quindi perché ti conviene almeno far entrare nel tuo campo visivo l'idea che prima o poi tu debba fare delle benedette sponsorizzate, ovviamente dopo la sigla. Eccoci qua, siamo tornati, puntata numero 82, che penso che sia il caso di dirlo, è il mio anno di nascita. Credo che fosse il caso di dirlo, ok? Io nell'82 avevo cominciato appena il processo di recupero. Abbiamo qualcosa in comune, Sì, avevo cominciato. vedi? Ok, quindi voglio dire, adesso sei abbastanza recuperato per parlarci di queste cose astruse, complicatissime, ma che portano grandi risultati, grandi soddisfazioni personali ed economiche, che sono le sponsorizzate, le ads, l'advertising. Ecco, ho finito le parole, quindi questo titolo che hai suggerito tu, così che contiene tutto di più, è esattamente perché funzionano le ads. Quindi Marco, io ti chiederei cosa intendi con questa domanda o con Diciamo questa affermazione, ancora meglio. che ce la potremmo cavare in 28 secondi. Perché funzionano le ads? Perché le persone ti conoscono. Ciao, finita la puntata. Grazie, arrivederci. Ci sentiamo di nuovo all'83esima. Siga! No, però nella realtà è proprio così. In realtà è che la domanda che ci dobbiamo porre in realtà non è perché funzionano le ads, ma è perché vendiamo il nostro prodotto o servizio? Il perché vendiamo il nostro prodotto o servizio nasce dalla prima ragione della vendita, che è portare a conoscenza che esistiamo. C'è sempre una causa iniziale. Se le persone non ci conoscono, difficilmente potranno comprare da noi. La prima causa di una vendita è l'ottenimento di un cliente. Così come sai che c'è, sai qual è la prima causa del divorzio? Sposarsi? Esatto, il matrimonio. Il matrimonio è la prima causa del divorzio. Se non ci fossero i matrimoni, i divorzi non ci sarebbero. La tua E detto logica questo, è terrea, sì. a logica, diciamo, quella è. Quindi, qui adesso il concetto è perché funzionano le ads? Perché realmente abbiamo la possibilità di far conoscere alle persone la nostra esistenza. Cioè il fatto che noi ci siamo, noi esistiamo e che possiamo risolvere un bisogno appunto delle persone con le quali entriamo in contatto. Ma questa cosa qui in realtà noi crediamo che sia una questione legata adesso alla nostra epoca, ma è veramente, veramente una cosa che arriva dall'alba dei tempi. La differenza tra tanti anni fa e oggi è che farci conoscere oggi lo possiamo fare a dei costi abbastanza contenuti rispetto a prima. Io faccio sempre l'esempio, no? Dico, tutti noi quando eravamo piccoli, magari te negli anni 90, io negli anni 80 ero piccolo, vedevamo le pubblicità in televisione, vedevamo i cartoni animati, vedevamo i cartelloni pubblicitari andando per strada. Cose che realmente ci sono ancora oggi. Però la differenza è che prima c'erano solo quelle possibilità. Oggi ce ne sono anche altre, cioè c'è la possibilità di affacciarsi direttamente tra le mani dei clienti, perché effettivamente, se tu ci pensi, noi abbiamo la possibilità di far arrivare il nostro messaggio realmente tra le mani del cliente, perché tutti noi oggi viviamo con la tecnologia che sta prendendo il sopravvento sulle nostre abitudini, sulla nostra cultura, e quindi far arrivare il messaggio alle persone oggi è fattibile ad un costo contenuto. Se prima, per arrivare a 20 milioni di persone, avevi bisogno di andare nella prima pubblicità
del Festival di Sanremo, quindi su Rai 1, prima pubblicità del Festival di Sanremo, arrivavi a 20 milioni di persone, oggi tendenzialmente puoi arrivare a 20 milioni di persone senza arrivare, dover andare sulla piattaforma, su Rai 1 e magari sul prime time o su Sanremo. Certo, se devi raggiungere 20 milioni di persone, sempre tanto te costa, non è che costa poco. Solo qual è la differenza? È che prima o andavi a 20 milioni di persone o andavi a zero persone. Semplifico, poi c'erano delle emittenti locali, le radio locali, eccetera, eccetera. Oggi in realtà possiamo frammentare la nostra visibilità facendola arrivare ai target giusti, quindi alle persone che realmente hanno potenzialmente interesse a ciò che offriamo. Quindi questo è il primo step. Il secondo step è, ma detto questo, come è possibile, come faccio a farmi vedere online? È chiaro che qui ci sono un attimino un po' di aspetti tecnici abbastanza noiosi che tralasciamo. Sicuramente oggi, nel 2024, quindi io non so se questo podcast travalicherà le ere geologiche della tecnologia e quindi lo sentiranno nel 3642, magari non sarà più realistico quello che diciamo. Però adesso, in questo momento, le piattaforme sono diverse, sono tante diverse, e la cosa particolare è che ognuna ha, grosso modo, una sua base utenti di riferimento. Quindi è chiaro che se hai un business che ha come clienti finali dei ragazzini, magari ragazzini di 15, 16, 17 anni, è chiaro che la piattaforma di riferimento non è Facebook. Probabilmente, molto probabilmente, quasi certamente, non è neanche Instagram. È TikTok? Forse sì, potrebbe essere TikTok. Ma potrebbero essere Snapchat, ma potrebbero anche essere delle piattaforme che realmente, vale, io magari non conosco, ma non conosco sul serio, nonostante io ci lavori su queste cose qui, potrebbero esserci delle piattaforme che non conosco. Di contro, se hai un obiettivo di andare a raggiungere dei potenziali clienti che sono in una fascia adulta, Facebook può funzionare, può andare bene. Oggi, parliamo sempre di oggi, perché poi siamo in un'epoca nella quale la velocità di cambiamento e di transizione è talmente rapida che ogni cosa vale nel momento in cui viene detta. Potrebbe anche darsi che realmente questo stai sentendo, la persona che sta sentendo questo podcast lo sente nel 2020, a fine 2025, magari ci saranno cose differenti. Però il concetto è sempre quello: è usare la tecnologia, identificare dove stanno i potenziali clienti e mandare loro un messaggio per dirgli cosa. E anche qui abbiamo diversi livelli di cosa dire, perché il livello più basso inteso non nel senso infimo, più basso a livello di livello, il livello base, è il livello della conoscenza, cioè esistiamo. E già questo, Vale, sarebbe un passo in avanti già mettere in condizione le aziende di dire ai potenziali clienti: oh, guarda che esistiamo anche noi. E è un primo passaggio. Queste sono in gergo tecnico, qualche parolina tecnica ce la mettiamo, sono le cosiddette inserzioni di copertura. Cosa vuol dire copertura? Copertura vuol dire che vanno a tappeto su tutto il bacino d'utenza al quale facciamo riferimento. È un po' come quando ancora eravamo giovani e c'erano i volantini, che per inciso ci stanno ancora oggi, non è che i volantini non funzionano più, e che questi volantini venivano tappezzati, oppure quando andavamo in spiaggia e passava l'aereo che tirava i volantini, te lo ricordi? Certo. Che passava l'aereo e tirava i volantini. E quindi questa qui è proprio a tappeto, sono molti volantini in attesa che qualcuno legga il tuo messaggio. Poi abbiamo un altro tipo di possibilità di interazione che è propria della tecnologia e degli strumenti digitali delle inserzioni online, che sono le cosiddette inserzioni di conversione,
cosa significa conversione? Non convertiti, queste cose qua un po' anche antiche, convertiti, ma per sono le potremmo fare, noi saremmo perfetti, convertitevi. Era... com'era, te lo ricordi? Non ci resta che piangere, e diceva ricordati che devi morire, ma segno. Quindi sono le inserzioni, quelle di conversione, che invece hanno come obiettivo proprio fare in modo che le persone non solo conoscano l'esistenza nostra, ma che facciano un passo in più, cioè chiedano informazioni. Questa è veramente, se dovessimo rapportare il vecchio mondo con il nuovo mondo, è proprio la semplicità del tracciamento di queste conversioni che consente a noi di dire le inserzioni online funzionano. Perché? Facciamo un piccolo passo indietro. E poi è un passo indietro, ma in realtà funziona ancora oggi. Cazzo, la televendita dei Chef Tony, ma chi è che non l'ha vista la televendita dei Chef Tony dei coltelli? Quella è una televendita straordinaria e ancora oggi nella realtà le televendite funzionano, ma perché? Basta che tu fai un giro sulle TV private, ma anche sulle TV sul mainstream, quindi su Mediaset, sulla Rai, più su Mediaset, e vedrai che le televendite sono uno strumento che ancora va. Ora, c'è un piccolo aspetto che magari non tutti conoscono, è che la televendita è composta da un video nel quale vengono dette determinate cose e c'è poi un numero di telefono in sovraimpressione. La cosa alla quale non si è mai fatto caso, non si fa caso, le persone non sanno, è che spesso una stessa televendita, quindi uno stesso video che viene inviato che viene trasmesso su due emittenti differenti, ha due numeri di telefono differenti. Un numero di telefono per l'emittente A, un numero di telefono per l'emittente B. Questa perché viene fatto questo? Per monitorare proprio il tracciamento dei risultati della televendita. Perché? Perché se io mando una televendita sull'emittente A e ricevo 100 telefonate, mando la stessa televendita sull'emittente B e ne ricevo 50, è probabile che l'emittente A, per un qualche motivo, ha un target più in linea, più affine, più coerente a quello che viene proposto tramite la televendita. Questa qui è la vera e propria conversione. Ora, questo elemento della conversione, cioè collegare immediatamente una richiesta di contatto ad un'inserzione, è una cosa che è fattibile o in quel modo in cui ho detto io, tra l'altro può essere fatto anche a livello di volantini, perché un volantino per esempio potrebbe avere anche lì un numero di telefono diverso per il tipo di volantino, oppure può essere fatto online grazie al fatto che si riesce immediatamente a tracciare, quindi a sapere il contatto da quale inserzione viene. Questa cosa per chi ha piccole aziende come le nostre è molto, molto, molto importante. Perché? Perché è chiaro che nel momento in cui sei una grande azienda, una grandissima azienda, una Coca-Cola o qualunque brand che voi possiate conoscere, tu investi in pubblicità, investi in comunicazione e in qualche modo quella comunicazione torna. Però tu fai un altro sport, tu che hai quelle possibilità, fai un altro sport, cioè hai la possibilità veramente di mettere tanti soldi sul piatto. Noi invece come piccole aziende, noi piccole imprese, non possiamo permetterci di spendere tanti soldi, noi dobbiamo spendere i soldi che servono per fare in modo che riusciremo a vendere e a veicolare il nostro prodotto. A noi interessano i guadagni finali e noi possiamo farlo solamente ottimizzando l'utilizzo delle risorse finanziarie, dei soldi che notoriamente sono scarsi. Quindi praticamente oggi con le inserzioni online anche un piccolo operatore, una piccola impresa
riesce ad investire una quantità di denaro coerente con le proprie possibilità e disponibilità ed ottenere dei rendimenti che siano legati a quella campagna. Questa cosa qui è importantissima, perché grazie all'avvento di questa parte della tecnologia, di questa parte dell'evoluzione tecnologica dell'essere umano, le piccole e le medie imprese possono competere sullo stesso mercato delle grandi imprese, cosa che fino a 15-20 anni fa era precluso. Quindi, perché funzionano le inserzioni online? La risposta è questa: perché consentono a chi non ha budget infiniti di arrivare tra le mani dei potenziali clienti e entrare in contatto con loro per poi farli diventare appunto clienti mediante poi il processo di vendita. Questa è la risposta alla domanda originale. Io ti voglio fare una domanda. Tu ovviamente hai avuto e hai tra le mani tante campagne, no? Cioè, te ne stai occupando, tante strategie che prevedono l'advertising. Mi fai un esempio o un paio, insomma, decidi tu, di casi per cui fare advertising, quindi fare ads, ha veramente portato il business, quel business, a un livello superiore? Cioè, e perché in quel caso ha funzionato? Perché ovviamente, come hai detto tu, i casi sono specifici, ogni caso è diverso dall'altro, ogni esigenza è diversa dall'altra, i target devono essere studiati, target segmentati, no? Quindi centrati, eccetera, eccetera. Però mi fai un esempio di lavori su cui hai messo le mani, reali, come è andata, come era la storia, insomma, qual è il percorso e perché in quel caso ha funzionato e così bene? Allora, in realtà ti potrei portare tutti i casi dei nostri clienti, perché con tutti i clienti che seguiamo abbiamo con tutti dei risultati di successo. Successo significa, attenzione, che i soldi che investi in pubblicità e in inserzione online ti tornano moltiplicati. Mm-hmm. Faccio un attimino due numeri per dare l'idea, no? Sì, vai. Se io investo, allora facciamo conto che investo 1000 euro su Facebook per pubblicizzare la mia azienda che sostituisce le caldaie. Mm-hmm. Quindi investo 1000 euro. Faccio arrivare il messaggio che sostituisco le caldaie, che sono il motivo per il quale sono migliore della mia concorrenza, perché il posizionamento in questo è sempre la cosa più importante, e il motivo per il quale è una cosa utile lasciare i dati di contatto in modo che io ti possa ricontattare e darti le informazioni di cui hai bisogno. Per esempio, un 10% di sconto, la faccio facile, oppure il check-up di tutto l'impianto idraulico dell'impianto idraulico di riscaldamento, potrebbe anche essere quello. Quindi un'offerta. Entri in contatto con me, mi lasci i tuoi dati. Quindi vuol dire che io spendo 1000 euro, facciamo conto che mi tornano indietro 100 contatti. Quindi vuol dire che cosa vuol dire? Che ogni contatto a me è costato 10 euro. Ho speso 1000 euro. Mi arrivano 100 contatti, 100 contatti, 10 euro, l'uno. Da lì comincia il processo di vendita, quindi non tutti quei contatti che arrivano a me ovviamente compreranno da me, ma comincerò una fase di scrematura che è coerente con il processo di vendita proprio che ciascuna azienda ha, e diciamo che dopo aver fatto tutto il mio processo di vendita, i contatti che comprano sono 10, che vuol dire quindi 1000 euro spesi, 100 contatti ottenuti, 10 vendite, che vuol dire che ogni vendita, se ho speso 1000 euro per avere quelle 10 vendite, ogni vendita mi è costata
100 euro, cioè ho pagato 100 euro per la pubblicità per ottenere quel cliente che ha comprato da me. Se in media i miei lavori mi generano 2.500 euro l'uno, in media, significa che io ho speso 100 euro per avere 2.500 euro di lavoro. È un rendimento pazzesco. Ecco qual è la logica. La logica è proprio questa. Capire quanto mi costa una vendita, pagando le inserzioni online che mi generano contatti, e mettendola a confronto con il fatturato, ancor meglio se la metto a confronto con il margine. Il margine significa margine di contribuzione del lavoro, quindi il fatturato meno i costi diretti. A quel punto, quindi, come vedi, il margine e l'utilità è incredibile. Con tutti i clienti che noi gestiamo, abbiamo un rendimento medio che sta intorno al 34 volte, cioè 30, tu investi un euro, te ne tornano 34, in media. Però abbiamo anche lì dei clienti che hanno un rendimento di 2 o 3 volte, quindi investi un euro e te ne tornano 3, o clienti che hanno un rendimento addirittura di 120 volte, investi un euro, te ne tornano 120. È chiaro che tutto dipende dal modello di business, da ciò che si vende. Cioè, per capirci, un cliente che un'azienda che fa le inserzioni per ottenere i contatti di persone che devono ristrutturare la propria abitazione, capisci che è un rendimento incredibile. Perché? Perché ogni volta che prendo un lavoro si parla di 50, 60, 70, anche 120, 130 mila euro, perché è una ristrutturazione magari di una completa porzione immobiliare. Quindi noi abbiamo un cliente, per esempio in giro credo si possano vedere anche le testimonianze di Aleplast, di Umberto Sassu, che lui ha avuto dei risultati clamorosi proprio con la gestione delle inserzioni che abbiamo seguito per lui. Volevo anche dire che, a parte la gestione delle inserzioni, Umberto lavora con noi da diversi anni e adesso apre il nuovo showroom. Sì. Niente accade per caso, diciamo. Ecco. Andate, sta sentendo il... Magari, non so se nel link del podcast magari se possiamo mettere qualche link alla testimonianza di Umberto, così sentite proprio le parole di... Assolutamente sì. E ovviamente sì. Non è che sono importanti su... Sì, è importante per quello che abbiamo fatto voi, ovvio, ma è importante la sua storia, perché la sua storia... Certo. Assolutamente sì, lo faremo, quindi lo potete trovare in descrizione giù. Sogniamo da tanto di farlo, questa cosa. Ok, esatto. Ok, e quindi, insomma, abbiamo fatto questa puntata per capire come deve essere... diciamo ottimalmente con l'approccio all'idea di fare sponsorizzate, cioè avvicinarsi alle sponsorizzate vuol dire entrare in un certo ordine di idee, cioè cambiare l'approccio, e cambiare l'approccio vuol dire che alcuni numeri aziendali devono essere chiari, alcuni meccanismi chiave aziendali devono essere chiari, perché altrimenti appunto si rischia di fare la sponsorizzata tipo, non so, quelle che propone Facebook, che proponeva, non so se lo fa più, random, cioè metti in evidenza questa sponsorizzata, ma non c'è assolutamente un approccio strategico alla base, non c'è un approccio alla crescita, e quindi ovviamente lascia il tempo che trova. Marco, ti lascio con una domanda un po' provocatoria, con questa ti giuro chiudo. Entra in cuffia. Vai, entra in cuffia. Senti, ci sono... a proposito di approccio, a proposito di conoscenza del settore, eccetera, eccetera, ci sono diverse persone che pensano che lasciare andare la stessa sponsorizzata, quindi nel qual caso la stessa creatività, quindi lo stesso video o la stessa grafica, quel che sia, per molto tempo, quindi tenerla accesa, farla girare tanto, sia un segno di poca professionalità o poca cura
della campagna di advertising. Io vorrei che tu sfatassi un attimo questo mito, cioè dicessi attenzione perché produzione di immagini a catena non vuol dire per forza la campagna funziona. Questa cosa. Allora, sì, ho capito benissimo e ti dico, grande domanda perché ci consente di usare dei termini educati, perché siamo in un podcast e non posso esprimermi liberamente come vorrei, per mettere in allerta tutte le persone che pensano vabbè, però quelle inserzioni sono più belle. Accidenti. Non è il bello che vi porta soldi, è il funziona che vi porta soldi. Porco due. Perché? Ma perché la prendo? Perché proprio questa mattina noi con il team di Media Buying facciamo una riunione settimanale. Proprio questa mattina abbiamo trattato l'argomento di un nostro cliente che diceva quello fa inserzioni più carine, cambiano sempre. No, non devono cambiare sempre. Le inserzioni devono cambiare quando non funzionano più. Punto. E quando è che non funziona più? Quando i numeri non ritornano. E quando è che i numeri non ritornano? Quando i costi per ottenere i contatti si alzano troppo, oppure i costi per ottenere le vendite si alzano troppo. Se i costi per ottenere i contatti sono costanti, se i costi per ottenere le vendite sono costanti, non si tocca un bip, mi sono autobippato. Grazie, perché non so se il vostro montatore lo avrebbe. Mi sono autobippato. Però il porco 2 non l'ho bippato, capito? Ragazzi, io mi sono permessa di farti questa domanda perché è una domanda che va troppo in giro, veramente troppo in giro. Cioè, giustamente le persone là fuori che fanno un altro mestiere non possono immaginarlo, quindi ovviamente ci tengono anche, no, all'aspetto estetico, ci tengono all'impatto. Sì, va bene, è tutto giusto, però raga, la carta di, come dice Guido Alberti, la carta d'identità dell'imprenditore è il suo conto in banca. Poi vi potete anche truccare, va benissimo, ma il conto in banca. Cioè, ci sono dei casi, io se mi trucco sempre brutto resto, non è che cambio, non è che se è brutto che mi trucco, è inutile, tanto è inutile perdere tempo, no. Però no, squadra che vince, parafrasando ambiti calcistici, che ci vedono un pochino distanti a me, Valentina, ma un po' tanto, ma proprio tanto. Un pochino. Squadra che vince non si tocca, non si cambia, quindi rimane quella. A meno che non volete fare la bizona. Allora, in quel caso, voi prendete il 555, arriva il cugino, come fa il 555, è bellissimo, però poi dopo, come diceva Speroni, mister, noi non ci capiamo niente. Come diceva Speroni. Noi siamo più per le sponsorizzate totali alla Cruyff, quindi sponsorizzate totali. Sono d'accordo. Su quello sì, siamo d'accordo. Va bene, Marco, grazie mille per soprattutto, insomma, per essere stato così sincero. Vogliamo dirla così? Grazie per essere stato così trasparente, così sincero, perché ovviamente noi non nascondiamo niente, cioè il lavoro che facciamo ne parliamo. Questo. Sì. Gli errori che si fanno, ma anche i successi, ma anche le strategie, ma anche le cose che si provano e che funzionano, che si provano e che non funzionano. Quindi diciamo che la caratteristica del lavoro di marketing al millimetro e quindi di questo podcast è proprio questo, che insomma è tutto molto trasparente, non troverete bugie, assolutamente no. Noi ci costituiamo sempre quando sbagliamo e quando trionfiamo, in entrambi i casi. L'importante è che gli errori sono sempre uno in meno dei successi. Esatto, e finora il conto torna. Quindi... Torna sempre. Va bene, Marco, grazie mille di aver fatto la chiacchierata con me, con noi, e vi invitiamo, se non l'avete ancora fatto, al gruppo Facebook Imprenditori Edili, è gratuito ovviamente, lì ci trovate noi, la banda di marketing al millimetro, Guido con il suo logorroico modo di fare, e
anche ovviamente potete scrivere in qualsiasi momento potete sul gruppo, ci sono più di 3.000 anime che ogni giorno si sbattono per far trionfare il proprio business. Quindi se non siete dei nostri, venite. E io vi do un appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao a tutti!